Oggi prepariamo insieme un'apericena per San Valentino con tanti sfizi dolci e salati. Vedremo insieme come poter mettere su uno stesso tagliere una parte dolce e una salata, ma con degli elementi jolly di separazione. Unicornini, bentornati! Ma se questa è la prima volta che passi di qui, il mio nome è Nicole e benvenuto in Unicorn Seed Cookies. Bisogna ammettere che a volte non sempre si ha tempo per preparare una bella cena, anche durante un evento speciale come può essere San Valentino. Ed è così che nasce l'idea di questo video, un'idea per una pericena a due super romantica. Forza, andiamo in cucina! Ora mani super pulite e inizio con un camembert. Lo scarto, ma manterrò la confezione di legno, così mi aiuterà a contenere il ripieno e a non sporcare il tagliere. Prendo un tagliabiscotti a forma di cuore e vado a prelevare la parte centrale. Ti conviene farlo quando non è dentro la scatoletta. Ecco, adesso lo rimettiamo all'interno. Se serve, con il dorso di un cucchiaio ti puoi aiutare a ridefinire nuovamente la forma del cuore. E poi lo riempiamo. Io scelgo chutney di cipolle rosse, buonissimo, lo adoro. Il chutney è una salsa di accompagnamento agrodolce tipica qui in Inghilterra che io adoro e questa è alle cipolle rosse. Riempiamo per bene e poi ovviamente utilizziamo anche la parte centrale che avevamo tolto. Ora facciamo la parte che io preferisco, le rose con del salame. Prendiamo un bicchierino da amaro. Le fette di salame ungherese perché sono belle sottili. Pieghiamo la prima fetta come hai visto, poi la seconda va messa a metà dell'altra. Guarda, alla metà dell'altra inizia la successiva. E poi ogni fetta deve essere perfettamente a metà tra l'interno e l'esterno del bicchiere. Andiamo avanti fino a fare il primo giro. Ora, con il secondo giro, la fetta andrà a metà tra queste due, vedi? La nuova va lì e continuiamo il giro fino a finire le fette. Ne ho usate circa 12. Adesso ti faccio vedere l'effetto. Lavo ovviamente le mani, le laverò tantissime volte durante questa preparazione. Ovviamente se vuoi puoi usare i guanti. Andiamo sul tagliere e semplicemente giriamo il bicchiere. Voilà, si è creata una rosa. Più fette metti, minore sarà la fessura, diciamo, all'interno. Ora decoriamo questa parte. Prosciutto crudo, piego a metà e a metà. Vedi, si formano queste pieghe, ci interessano per dopo. Lo faccio con tutte le fette e poi le taglio a metà sulla parte lunga. Prendo uno stuzzicadenti e comincio a impilare i pezzettini mettendoli tutti dalla parte delle pieghe, che è la parte che creerà, diciamo, una sorta di decorazione. Non schiacciarle troppo tra di loro, cerca di mantenere il movimento, diciamo così. Io ne creo tre e vado tutto intorno. In questo modo le fette, tra l'altro, non cadranno e ti permetteranno di creare questo effetto. Ho deciso di spostare la rosa, quindi lo vedrai durante la creazione, magari cambi ogni tanto. Ora facciamo un fiore con il formaggio. Prendo il formaggio già a fette, tagliato sottile, l'ho tenuto a temperatura ambiente per almeno 20 minuti in modo che non fosse super freddo e ritaglio dei cerchi. I primi sono di circa 5,5 cm di diametro, sempre con un tagliabiscotti. Ne faccio anche di più piccoli, non uso questi piccoli, diciamo, per fare il fiore, ma li tengo nel caso mi serva coprire dei buchi. Poi con gli avanzi farò il pranzo di domani, una pasta, vediamo insomma come sfruttarli. Sempre bicchiere e inizio a mettere le fette seguendo lo stesso procedimento di quelle al salame. La forma sarà leggermente diversa perché si piegano diversamente quelle di formaggio, però l'effetto sarà, vedrai, molto bello ugualmente. Ne metto anche qui circa 12-15, rovescio, ecco qua, ed ecco mi piaceva di più in questa posizione. Ora biscottini farciti con la marmellata. Ho seguito la ricetta che ti ho già mostrato dei biscotti Ovetto fatta per Pasqua qualche anno fa. Se vuoi farli, ti lascio il link qui sotto. Questi sono invece i ventaglietti all'arancia di San Valentino fatti nel nostro video precedente.
Ti lascio anche di questo il link nel box sotto al video. Poi mi sposto leggermente con questo cuore per mettere dei crackers all'interno. Ora aggiungo anche delle albicocche disidratate. Sono comode perché vanno bene per i buchetti. Utilizzerò anche delle noci a breve, però prima voglio farti vedere come creare dei cuori con dei pomodorini. Guarda che belli! Allora, cosa facciamo? Prendiamo un pomodorino, il picciolo va verso l'alto, poi con un coltello seghettato taglio via in diagonale un piccolo pezzo. Guarda, è come fosse un cappello in diagonale. Ecco qua. Ecco qua. Tengo la parte grande, la parte piccola la impiego in qualcos'altro nei prossimi giorni o anche nell'insalata di accompagnamento del tagliere. Faccio la stessa cosa col secondo pomodorino, quindi taglio un piccolo pezzo in diagonale, eccolo. Tengo solo la parte grande del pomodorino e poi la giro in modo di farla combaciare con l'altro pezzetto. E voilà! Voilà, sono bellissimi! Poi faccio qualche altra decorazione con il salame, piego in quattro e uso lo stuzzicadenti anche qua. Quindi piego a metà, senza schiacciare troppo, si formano le pieghe e metto le fette tutte dal lato delle pieghe e avanti così, fino a riempire lo stuzzicadenti e mi raccomando non schiacciare le fette tra di loro. Crea un po' di aria, un po' di movimento, perché sono più belle. Eccoci! Metto qui i pomodorini e poi ecco gli elementi jolly. Le noci, ad esempio, le metterò per dividere la parte dolce da quella salata in modo che non si tocchino tra di loro. Elementi jolly come i crackers o le noci sono ciò che può andare bene sia con il dolce che con il salato, quindi diciamo non mi dà fastidio se si toccano tra di loro e mi separano le varie aree del tagliere. Ho anche dei cuoricini di cioccolato, lamponi e crackers. Poi se ti va puoi mettere un cuoricino anche lì sopra. Poi con cose piccole come queste, come le albicocche o le noci, vado a riempire i buchi rimasti. Ora, se vorrai magari con un'insalata mista vicino e un altro po' di pane, la cena è pronta. La cena è pronta, non dovrai pensarci più e potrai soltanto goderti il tempo con la tua dolce metà. E se non c'è nessuna dolce metà, fatti questo bel tagliere per te e celebra te stesso. Ora voglio sapere cosa ne pensi, lasciami un commento qui sotto e un mi piace, sarà il modo per me per capire se l'idea ti è piaciuta. Come sempre, troppo slancio, come sempre ti mando un enorme abbraccio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!